Pierluigi Pardo e Lelia Dani in vostra compagnia per una partita che si preannuncia spettacolare. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Mi aspetto una gara giocata ad altissima intensità. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Trippier. Squadra di casa che si schiera con questi 11. Ochoa a protezione della porta. Difesa composta da Tomori. Con Acerbi. E davanti Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Marusic. Guadagna metri. Palla messa dentro. Spazzano senza problemi. Ecco la formazione iniziale dei Kings. Diogo Costa fra i pali. Bernardo Silva insieme a Christian Eriksen come interno. Attenzione, guarda Pier. 1-0 in apertura. Cambia subito la storia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Acerbi. Si gioca per la norma del vantaggio. Tomori. Calabria. Perdono il pallone. Superano la metà campo e avanzano palla al piede della tre quarti avversaria. Interviene e allontana. Perde palla qui Haaland. Haaland. Almiron. Palla per Haaland. Ottimo qui il lavoro difensivo. Frattesi. Palla tra i piedi di Lautaro. Può salire lungo la fascia. Marusic. Passa al centro. Allontana la minaccia. Pallone profondo per il compagno. Lascia partire il traversone. Ci pensa lui spazzando. Ottima lettura di Acerbi. C'è spazio per andare. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Edin Dzeko. Altro possesso per Dzeko. Recupero in zona pericolosa. Trippier. Tutto fermo, tutto fermo. C'è fuori gioco. Palla che esce, sarà fallo laterale. L'arbitro lascia la norma del vantaggio. Almiron. Bernardo Silva. Haaland regala il pallone. Può andare lungo sull'out a campo libero. Lazzari. Occhio alla botta. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta, ma ad ogni angolazione. Tomori. Possibilità per Lautaro, attenzione. La parata del portiere qui. Kostic. Tentativo di testa da dimenticare, pallone fuori di parecchio. Eriksen.
entra sul pallone, supera l'avversario molto bene, non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio, ottima la parata. Occhio al traversone, rete, diventano due i gol di vantaggio adesso. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Acerbi. Lautaro Martinez. Occhio a Lautaro da lì. E c'è il gol. Tocco vincente, tap in dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclusione. Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Ha mirato al palo più lontano e conclusione intercettata dal portiere, che si è dovuto però rendere sul seguente tentativo. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Lautaro Martinez. La gioca su Lukaku. Può avanzare. La mette in area. Decisivo l'intervento del difensore. Oyarzabal taglia tutto il campo con questo lancio. Almiron, buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio, c'è spazio per la ripartenza. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Si guarda attorno. Conclusione curata, palla ancora viva. Azione che sfuma, qui potrebbe essere pericolosa. Fischia l'arbitro, primo tempo che va dunque in archivio. Secondo tempo che ha avuto inizio. Contrasto vincente. Frattesi. Calabria. Palla a Tomori. Marusic. Palla che torna in possesso. Bernardo Silva. Cerca il tiro da lì. Sarà corner. Occhio al cross di Eriksen. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Manuel Lazzari. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing. Occhio ad Haaland. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Shaw. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. C'è campo per andare, attenzione. Marusic, difesa messa male, occhio alla ripartenza. Ecco il gol di Lautaro. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Riconquista un pallone importante, conquistano una buona punizione, distanza favorevole.
Respinge ma non è finita. Occhio al cross di Eriksen. Acerbi non si fa superare. Facile la parata di Ochoa. Occhio a Dzeko. Il tocco per Kostic. Marusic. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Intervento rischioso, ma ha preso la palla. Accompagnano l'azione. Thuram. Possesso palla prolungato. La parata, ma il pallone è ancora lì. La butta viene avanti. Prova dalla distanza. Non controlla bene qui. La protegge bene col corpo. Possibilità di contropiede, attenzione. Finisce col perdere palla. Cerca addirittura la porta. Conclusione che non crea problemi al portiere. Vuole il tocco verticale. Ottima la posizione del portiere. Edin Dzeko. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Può appoggiarla. Thuram. Giocata deliziosa questa. La gira su Lukaku. Ha interrotto un'azione pericolosa. Può arrivare il cartellino. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 18, Miguel Amrón, to be replaced by number 6. Interviene Spazza. Ecco Tomori. Trova Kostic. Palla che filtra, attenzione. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha passato la saracinesca, da qui non si passa. Sostituzione in arrivo. Palla ancora buona dopo la respinta del palo. Perde il pallone, attenzione. Portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui, ne ha viste molte di peggio. Palla che spiove. Tentativo di testa che manca completamente lo specchio. Ottimo il pressing della difesa qui, eh? Gabriel. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Pallone verticale, interessante. Palla intercettata, nuovo possesso. Attenzione! Cross controllato senza problemi. Bernardo Silva. Pallone buttato via. Viene avanti palla al piede. Palla che è uscita non di molto.
Zaniolo. La gioca su Trippier. Grande possibilità. E il pallone che supera la linea. Autogol. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari. Sono incidenti che capitano. Possesso regalato. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa. Grande euforia in campo e sugli spalti. Una vittoria netta. Quello che mi è piaciuto di più però sai cos'è? È stato l'atteggiamento della squadra. Hanno corso per tutti i 90 minuti, anche il risultato acquisito, eh?